Ehi, la Pokéfanatici, sono Lars e bentornati a Pokémon Smeraldo. Nella scorsa parte abbiamo sconfitto la palestra di Tel e Pat, guadagnandoci la nostra settima medaglia, tra l'altro. Oramai siamo abbastanza vicini al compimento di quella che è, credo, la missione principale dei giochi Pokémon tradizionali, ovvero conquistare le 8 medaglie. E in questa parte c'è il Team Magma ancora da fronteggiare per l'ennesima volta e sconfiggere per l'ennesima volta, ma non per l'ultima volta. Quindi dirigiamoci al coso che non mi ricordo come si chiama, centro spaziale di Verdeazupoli, ok. Ovviamente c'è la musica del Team Magma, dato che è stato assediato dal Team Magma. Wow. E dovremo appunto sconfiggere un po' di reclute, salire all'ultimo piano. Ci sarà ancora una lotta in doppio con Rocco. Quindi, dato che Shelly è ancora al 39, anche se dovrò fare fuoco contro fuoco, dovrò usare Shelly almeno per la parte iniziale. Dopodiché credo di andare con Diva, perché Diva è sempre quella più problematica, quindi già. Ok, partiamo con questa recluta che ovviamente non ha un Pokémon di tipo fuoco. Oramai le reclute del Team Hydro e del Team Magma le conosciamo. Non partono mai con i Pokémon dei tipi dei loro rispettivi team, ma partono sempre con robe varie tipo Zubat, Pucciena e cose simili. Quindi ok, fuori uno. Ecco appunto Pucciena, stavo parlando proprio di questo. Lanciafiamme e dovrebbe essere fuori due, vero? Sì, Shelly non delude mai. E fuori il primo, anzi la prima, scusami, non volevo, cara. Ok, andiamo con il secondo, questa volta è un maschio, non posso sbagliare. Finalmente si degnano di usare un Pokémon di tipo fuoco, vado con corpo scontro. E non va KO per pochissimo, Magneto 6 è super efficace, aia, ok. Usiamo forza, tanto per. E ci saluta anche Namel. Ok, e due reclute sono state fatte. Stiamo andando abbastanza velocemente. Per adesso stiamo andando abbastanza velocemente. Per adesso. Ok, allora. Andiamo con questa recluta che ha un Beltoy. Usiamo Lanciafiamme. Terra Tempesta, giustamente. Non so quanto potrebbe fargli lancia. Ok, perfetto, va bene così. Ok, nulla, non stavo dicendo assolutamente nulla. E un'altra recluta è andata. Vai con questa che è davanti alle scale, quindi dovremo sconfiggerla per forza per passare. Ma non credo che gli altri si potessero evitare perché erano tipo ai bordi dei tavoli, quindi non ci ho fatto caso, ma credo che non si potevano evitare. Comunque, Mighty Enel al 26, usiamo un bel lanciafiamme. I tuoi Pokémon sono abbastanza sottolivellati, caro. Dovresti fare qualcosa per. Non lo so. Non lo so. Comunque, livello 30, ecco proprio quello che intendevo. Usiamo corpo scontro. Giustamente non va KO, però lo paralizzo perché Shelly axa sempre. E usiamo forza. Sbemmete. Ok. Shelly sta per salire. Mighty Enel con questo Pokémon salirà. Quindi Mighty Enel al 28. Dovrebbe bastare un lanciafiamme, vero? Sì. E Shelly sale al 40. Perfetto, finito l'allenamento. Per adesso. Quante volte sto dicendo per adesso oggi? Tante volte, quindi sarà l'hashtag di oggi! Allora, amnesia. Io direi di no, perché tanto maledizione è molto più utile, secondo me. Quindi, ok, va bene così. E si toglie. Allora, adesso tocca a Diva. Dato che Triborn non sarebbe molto saggio da usare come secondo Pokémon o Mailman, che è la scelta migliore. No, non potevamo saltare nessuna recluta, a quanto pare. Andiamo al piano di sopra e oh mio Dio! Oh mio Dio! Mi avete fatto prendere un colpo! E parte questa lotta survival contro tre persone, tre reclute, abbastanza insignificanti, dato che il primo ha un solo Pokémon che è uno Zubat. Quindi. Oh, wow! Ok, vai! Ciao ciao! Andiamo con la seconda. Ci manda Mighty Enel, non posso usare Psychicon, maledizione. Forza. Usiamo Onda Shock, un paio dovrebbero bastare. Sì, tranquillamente, però ci usa Boato, il maledetto. Va bene, ok. Abbiamo attacco d'ala. Ciao ciao. E vai con la terza e ultima. Per adesso. Allora, Beltoy. Posso usare solamente Psichico. Che bello. Che però gli fa abbastanza, pur non essendo molto efficace. Quindi, ok, ne sono felice. Ma potevi mandarlo KO, però, eh.
E non sale di livello! Neanche con tre reclute, porca miseria. Salve, come state? Perché il Team Magma vuole rubarci il carburante del razzo? Il Team Magma vuole andare nello spazio? Se il Team Magma ruba il carburante del razzo non potrò andare nello spazio! Chi dovrebbe andare nello spazio? Tu? Oh mio Dio, sei così vecchio rischieresti veramente di morire di vecchiaia durante il viaggio, anche se questo durerebbe qualche giorno. Seriously. E qui ci sono dei computer che non funzionano bene. Team Magma! Che senso ha rubare il carburante del razzo? Visto che sei così curioso, ti darò una spiegazione. Lanceremo tutto il carburante nel Monte Camino, poiché Groudon se n'è andato. Non abbiamo più bisogno di quella montagna, quindi useremo il carburante per provocare una violenta eruzione. Ci saranno i fuochi d'artificio. È da notare proprio il salto all'indietro che ha fatto Rocco, tra un po' usciva dal palazzo. Glaz, mi aiuterai? Lottiamo insieme, dai! Non fare le rime, però, ti prego, se no dico di no. Allora, dovrei scegliere quanti Pokémon? Credo tre. Quindi scelgo le... Iscrivi! Primo! Cioè, primo! È una donna! Dannazione! Degnatevi! Mailman. E... Proton. Sì! E si parte! Con Metang, Skarmory e Aggron, che sono 42, 43, 44. Alla faccia. Lotta contro Max, Capo Magma e Ottavio Magma Tenente. A riguardo della voce di Maxi, o Max, vabbè, Maxi è nella versione americana, mi avete chiesto dove è possibile trovare il video o scaricare il video in cui si sente appunto il doppiaggio e la voce di Maxi. Purtroppo né io né Tonks riusciamo a trovarlo, quindi... Perché ci abbiamo provato io e Tonks a ripescarlo su internet, ma non lo troviamo. Quindi mi dispiace, ma non si può fare niente. L'unica soluzione è comprare i DVD con le puntate da qualche sito, oppure trovare gli streaming, qualcosa del genere? Sì, direi di sì. Allora, psichico su Camerupt gli fa abbastanza. Metiena usa avviso truce. Schermo luce. Grazie Metang per non star contribuendo in nessun modo. Amnesia. Qui praticamente l'unico che attacca sono io. La strategia degli altri è molto articolata, invece la mia è attacca lui, attacca a destra, attacca a sinistra. Bene, sono un nabbo. Finiscilo tu, Camerupt, please. Io vado con Onda Shock su Mightyena. Non fare bullo a me. Ok, grazie. Ora Metang sarà ancora più inutile. E infatti, tutto da solo devo fare, tutto da solo. Usiamo Onda Shock su Mightyena, dovrebbe portarlo a metà vita, poco più di metà vita. Fuoco all'energia di Camerupt. Usiamo un altro Onda Shock su Mightyena. Provocazione? Mi stai provocando. Ora posso usare solamente mosse offensive, ma direi che va bene così. Metang si colpisce per la seconda volta da solo. Congratulazioni. Ok, andiamo con l'ultimo Onda Shock su Mightyena. Mightyena cerca di usare Bullo ma fallisce. Metang, please, almeno uno, un attacco. Oddio. Oddio, tre volte. È fuori Mightyena. Tutto da solo devo fare, tutto da solo. Diva sale finalmente al 41. Non ci speravo più. E un Pokémon su 6 è stato eliminato, però Crobat sarà... facile. Crobat sarà facile perché sì, perché sapete il motivo. Ok, posso? Grazie. Anche Psichico è super efficace su Crobat, però voglio usare Onda Shock. Because I'm nabbo. Because I'm noob. Ok, Metang finalmente riesce ad attaccare, usa Psichico su Camerupt e ciao ciao Camerupt. Bene, finalmente Rocco, eh? Congratulazioni. È il turno di Golbat! Wow! Due Pokémon facili facili da buttare giù! Ok, vediamo se Crobat non basta. Purtroppo no. Finito l'effetto di schermo luce, usiamo un altro Onda Shock questa volta su Golbat! Potrei usare Psichico e fare prima, ma sono nabbo!
Non ho usato stordiraggio, vediamo se mi colpisco pure io 3 volte di seguito, da solo. Usano morso su Metang, lo stanno per fare fuori. Metang non è più confuso, però usa per artigli su Crobat. Mandalo KO, please. Ok, così si fa. Un altro Camerapt! Diva è confuso. Confusa, è una femmina! Si colpisce da sola. Bene, sta andando tutto a meraviglia. Ah, Metang è andato KO. E manda Aggron al 44. Terremoto. Aia. Sa che Aggron si fa un po' male. Sì, un po' tanto male. Diva, non attaccarti da sola, please. Oh mio Dio! Ah! È sopravvissuta! Oddio, sembrava che era andata. Wow! Comunque tuono e ciao ciao Golbat, ma Diva è sopravvissuta tipo con 0,5 PS o cosa? Ora però se me l'attaccano, ciao ciao. Allora, dato che non voglio farla andare KO, ecco, terremoto, perfetto. Grazie, non stavo dicendo assolutamente nulla, no no. Vai, Mailman. Usiamo un bel surf. Aerossalto. E ci saluta Maitiena. Che tra l'altro è anche crittato. Usiamo un bel surf e Camerapt dovrebbe salutarci. Dovrebbe. Yeah! E abbiamo sconfitto Max Capo Magma e Ottavio Magma Tenente. Il mio sogno è espandere la terraferma. Io appoggio il nostro capo. Ok, anche durante la sconfitta, sempre. Non siamo riusciti a far eruttare il vulcano. Abbiamo risvegliato Groudon, ma non siamo riusciti a prenderne il controllo. Forse il nostro piano di espandere la terraferma è erroneo. Se noi, il Team Magma, abbiamo torto, allora forse anche il piano del Team Idro di espandere il mare è sbagliato. Lasceremo perdere il carburante. Ci sono delle questioni più importanti di cui mi devo occupare. Già stanno cadendo, in pratica. Wow, che lotta intensa. Grazie, Dlarze. Vorrei darti qualcosa in cambio del tuo aiuto. Quando hai finito qui, vieni a trovarmi a casa mia. Dimenticavo, non abito a Ferruggipoli. Vivo su quest'isola. Ok, andiamo. Ovviamente un po' in maniera rapida. Perché ricordiamo che per gentile cortesia di Game Freak non è possibile correre negli edifici, nei giochi di terza gen e in quelli precedenti. Quindi, wow. Allora, casa di Rocco qual era? Io non me lo ricordo per niente. Aspetta, no, 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 ho capito qual è. Ho capito qual è. C'era una casa vuota, mi ricordo, nella scorsa parte, quindi è quella, di sicuro. Che era una di queste. No, non era questa. Era questa. Yes. Dlarze? Sì, questa è casa mia. Scusa, ma è un po' spoglia, ma chi se ne frega? Grazie per ciò che hai fatto. Come segno di riconoscenza ti do questa macchina nascosta. Contiene Saab. Prendila, dai, te la sei proprio meritata. E otteniamo la MN08 Saab, con cui potremo andare finalmente sott'acqua e esplorare le nuove città. Yeah! Mentre usi surf, noterai delle zone più scure nell'acqua. Se ti imbatti in una di queste, usa Saab, potrai scandagliare i fondali marini. Per riemergere, usa Saab un'altra volta. Ma ricorda, in alcune aree non è possibile riemergere. Ok. Thanks a lot. Bene, 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 bene. Io direi che per questa parte abbiamo fatto abbastanza. Adesso ci andiamo a curare. Curami, donna, grazie. E per questa parte noi ci salutiamo qui. Nella prossima parte prenderemo di nuovo la via per il mare con Sab e arriveremo nelle nuove frontiere, nuove città, nuove qualcosa. Per oggi è tutto, grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Bye bye.